Il 2010 è un anno particolare per CVA e segna i primi 10 anni di attività dell'azienda. Per sottolineare questa ricorrenza, Compagnia Valdostana delle Acque ha organizzato in Valle d'Aosta, a Mahen, nel comune di Val Tournanche, Acqua Alpina, Musica in Centrale. Il concerto, inserito nel calendario Eventi e Mostre 2010 di CVA, eseguito la sera del 24 aprile dal Corps Philharmonique de Châtillon, ha visto l'esecuzione in prima assoluta del brano Acqua Alpina, composto per l'occasione dal maestro spagnolo Ferrer Ferran. Un brano particolare, della durata di circa 15 minuti, che celebra l'acqua che cambia veste con lo scorrere delle stagioni, suscitando emozioni diverse nell'animo umano. L'acqua dei laghi di montagna, della neve che si scioglie, dei torrenti che scorrono in primavera e delle piccole cascate d'estate. L'acqua, fonte di vita e di timore per la sua immensa forza, che suscita rispetto da parte dell'uomo, che sa utilizzarla per trarne benefici nella piena salvaguardia dell'ambiente. A Mahen il successo di pubblico è stato grande e oltre 500 sono le persone che hanno partecipato all'avvenimento importante anche per il Corps Philharmonique de Châtillon, che con i suoi 73 componenti, diretti dal maestro Davide Henrietti, ha festeggiato i 230 anni di attività, offrendo una serata dal programma musicale ricco e interessante. E ora ecco l'anteprima della serata. Acqua Alpina, nell'esecuzione del Corps Philharmonique de Châtillon. Dirige il maestro Davide Henrietti.